È la giornata della fiducia alla Camera per il neopresidente del Consiglio Draghi, il quale proprio ieri sera, a notte tarda, ha incassato la fiducia al Senato con 262 sì, 40 no e 2 astenuti. Oggi giornata fitta di impegni e appuntamenti, alle 9 la convocazione dei parlamentari e la replica del neopresidente del Consiglio prevista per oggi alle 18. Ricordiamo che la votazione sarà intorno alle 20 con chiamata nominale secondo l'articolo 64 della Costituzione, che appunto prevede che singolarmente i parlamentari esprimano la loro preferenza di voto, proprio per evitare quelli che sono definiti franchi tiratori, cioè coloro i quali dichiarino posizioni di voto differenti rispetto a quelle appunto dette in un primo momento. Noi intanto stamane abbiamo intervistato Maurizio Lupi e Antonio Tajani, ai quali abbiamo chiesto che futuro prevedono per la scuola. Maurizio Lupi, sul mondo della scuola, come vi collocate rispetto alle proposte fatte e avanzate dal neopresidente? Beh, finalmente la scuola torna a essere al centro della politica di un governo, il pilastro da cui rilanciare un paese, e il coraggio delle decisioni a Draghi non mancano, partendo esattamente innanzitutto da quella che dice che bisogna recuperare il tempo perso causato dalla pandemia. Non andare a scuola per i ragazzi non è stato solo un problema appunto di non partecipare fisicamente ad una lezione, ma è purtroppo l'occasione per tanti ragazzi di perdere formazione, e la scuola è questo, e quindi avere il coraggio di allungare e recuperare l'anno scolastico è il coraggio di andare verso l'interesse dei ragazzi e contro qualsiasi altro interesse. Quindi la didattica a distanza ha fallito? Beh, la didattica a distanza è uno strumento, ma Draghi lo ha detto con forza, conoscevamo questi numeri, ne abbiamo discusso tantissime volte qui in Parlamento, ha aumentato le distanze, chi ha pagato della didattica a distanza sono stati i più deboli, i più fragili economicamente, ma anche i più fragili da un punto di vista personale. Pensiamo ai tanti ragazzi disabili che hanno bisogno del sostegno e che si sono visti, tra virgolette, abbandonati a casa. Se solo il 60% degli studenti ha potuto fare la didattica a distanza, questo non è un problema solo oggettivo di oggi, è un problema che mette in gioco il futuro del nostro paese e il futuro di questi ragazzi, perché senza formazione, senza educazione, senza istruzione, un paese diventa più povero. Rispetto alla questione della scuola, Forza Italia come si pone? Che proposte fa e dà? Noi sulla scuola abbiamo detto che innanzitutto bisognava mettere in sicurezza gli studenti, abbiamo chiesto che si vaccinassero subito gli insegnanti e il personale scolastico. Dall'inizio della pandemia abbiamo detto che bisognava fare un accordo con le scuole non statali per aumentare il numero delle aule e quindi favorire il distanziamento sociale. Avevamo chiesto accordi con le imprese private del settore dei trasporti per incrementare il numero di corse nelle grandi città. Così si disinnesca il virus dalla scuola. E speriamo adesso che queste idee possano concretamente essere attuate. Quindi salute degli studenti, ma anche dei maestri, dei professori e di tutto il personale non docente della scuola, perché così si evita il contagio.